Buonasera, abbiamo con noi Gianni Raff. Gianni, cosa ci racconti di questo evento? Sono contento perché io sono partito male proprio, avevo pochissime fiche, quindi non ci speravo proprio. Però poi ho parlato con lei e mi ha portato bene. È finita bene? Sì, sì, sì. Sei in domani, hai il ticket, devi andare a Wembley il 31 maggio. Va bene, sono contento, sì, 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 certo. Ci racconti come è stata e quando la prima volta che hai giocato poker? Io veramente ho giocato al poker molti anni fa, ma non a Texas Hold'em, giocavo a Telesina, giocavo a poker a Telesina. A Texas Hold'em gioco da un 3-4 anni, una cosa del genere. Prima, ripeto, ho giocato non solo a Telesina, tutti i giochi. Sono un vizioso, insomma, in parole povere. Di esperienza, cosa della vita? C'è qualche esperienza della vita che ti ha aiutato al tavolo? Beh, no, francamente no, perché io mi adatto, insomma, al tavolo. Cerco di capire le persone che mi stanno avanti, quindi mi regolo di conseguenza. Qual è la cosa che ami di più del poker? Del poker? L'adrenalina che suscita, insomma, nel momento in cui uno rischia e così via. Allora in quel momento uno si esalta quando vince e mi deprimo quando perdo, mi pare una cosa naturale, no? Qual è la cosa che ti piace di meno? Del poker? Beh, forse il discorso che mi stanco ormai, che mi stanca di giocare troppo, mi stanco perché poi l'età c'è, non è che possiamo nasconderci, e quindi questi sono tutti giovanotti. Allora io quando giocavo una volta facevo pure le nottate, però allora ero giovane, adesso mi stanco molto, e questo è che mi dispiace. Giocatori professionisti, c'è qualcuno che ti piace, che lo segui? No, seguire proprio no, comunque mi piace perché paesano mio Salvatore Bonavena, siamo dello stesso paese solo per questo, ma non perché, per una questione di campanilismo, diciamo, di simpatia, perché lui si è fatto conoscere, insomma, ha vinto a Praga, ha vinto il primo premio, quindi non è l'unico che ha vinto l'EPT in Italia, quindi è abbastanza famoso. Io proprio sono una nulletà rispetto a lui. E il tuo gioco migliora con la pratica o cerchi su internet? No, io sono, cioè io mi baso, c'è una questione di istinto più che altro. Gioco a fior di pelle, come suol dire, cioè non è che faccio calcoli, cioè troppo più istinto che altro, insomma. Quando sei al tavolo finale, cosa ti interessa di più? Quanto vinci o come vinci? Beh, l'uno e l'altro, per dire la verità, per essere sinceri. L'uno e l'altro, però preferisco vincere bene, insomma. Quindi sempre vedi il massimo. Certo. E cosa dicono gli amici e la famiglia di questa passione? Vabbè, la famiglia è la mia passione. L'ha sempre, come si dice... L'ha sempre capita? No, non è che l'ha capita, l'hanno sopportata, per così dire, perché io ho giocato da molto tempo, cioè, molto tempo, quindi in qualche maniera la subiscono. Il poker è un gioco bellissimo, se cominci a giocare non ti puoi fermare. Ah sì, 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 su questo non ci sono dubbi, anche perché insomma, tutta una questione di psicologia tante volte, di capire le persone, di individuare, di aspettare, insomma tutte queste cose sono tutte componenti che poi alla fine determinano il risultato. Grazie, ci vediamo il 31 maggio. Va bene, grazie a voi.